Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città. Se la prima fase dell'espansione edilizia degli anni 60-70 del dopoguerra era giustificata dal tentativo di un paese prevalentemente rurale di avere la sua parte di benessere, paradossalmente oggi, negli anni 2000, è del tutto ingiustificato questo nuovo assalto al suolo che si sta consumando. Non abbiamo più una popolazione in aumento, non abbiamo più delle necessità pressanti di tipo sociale e quindi abbiamo avuto un consumo di suolo veramente dettato solo da motivazioni speculative. Il suolo cambia valore quando lo trasformiamo da agrario a edificato, soltanto perché ci sono delle leggi fatte male. La legislazione quindi, che ha privilegiato questo sviluppo costruito soltanto a base di calcestruzzo e non su altri filoni che pure potevano avere una forte vocazione per le terre padane, in particolare quello dell'agroalimentare, laddove si producono prodotti tipici famosi in tutto il mondo, ha fatto sì che ogni comune abbia voluto in qualche modo la propria zona industriale, inizialmente per motivi di ipotetico prestigio. 30 anni fa avere la zona industriale era sinonimo di riscatto sociale, di paese moderno. Oggi non è più solo questo, è anche un modo per fare cassa. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Non lasciano l'erba. Questo assalto ai beni comuni è anche tragicamente la constatazione di un fallimento culturale. Un popolo che ama veramente il proprio paese, che lo conosce, il proprio territorio, che ne comprende quelle che sono le eredità storiche, ha un progetto di futuro, non avrebbe mai fatto tutto ciò per un pugno di monete. Il fallimento culturale è un paese che vede intanto nell'agricoltura qualcosa da nascondere, qualcosa di cui vergognarsi. Oggi potevamo costruire semplicemente un mondo basato su commercio e sull'industria che però non negasse anche l'agricoltura. L'abbiamo invece profondamente rinnegata e quindi il fatto di sentire l'agricoltura come qualcosa di marginale, come qualcosa di non moderno, di non interessante ai fini dello sviluppo anche economico del futuro, fa sì che le persone abbiano più facilmente alienato il loro bene suolo, vedendone proprio in qualche modo una possibilità rapida di disfarsi di un passato ingombrante.